Buongiorno a tutti, carissimi bambini, carissimi ragazzi e genitori tutti. Vi raggiungo in questo modo, con questo video, cercando di fare cosa gradita, spero, a tutti quanti voi, soprattutto per tenerci in contatto, per rimanere in comunione e per poter continuare a fare un discorso anche con la nostra fede, piccola o grande che essa sia, povera o ricca che essa sia. Sicuramente vogliamo continuare, almeno da parte mia, da parte dei catechisti, da parte di tanti fratelli della comunità parrocchiale, c'è questa voglia di poter condividere insieme questo momento dove spezziamo la parola, dove viviamo in compagnia di Gesù e soprattutto ascoltiamo quello che Gesù ha da dirci ogni domenica. Ci prepariamo per quella che è la domenica successiva a condividere anche insieme il Vangelo che ci viene proposto. In questa domenica ci viene proposto il Vangelo di Matteo, scusate, il Vangelo di Giovanni, come tutte queste domeniche, è precisamente Giovanni 10, 1, versetto 1 al versetto 10. Quindi chi ha la Bibbia può provare ad aprirla e mettersi già in comunione leggendo insieme questo brano. Chi non ce l'ha, oppure non ha avuto tempo di prenderlo, oppure ha i Vangeli ugualmente, perché il Vangelo di Giovanni si trova anche soprattutto nel libro dei Vangeli, può aprire, come dicevo, al capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, dal versetto 1 al versetto 10, dove parla Gesù in questo modo. In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti ad esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo, invece, non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità, io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E questa è la parola del Signore. Allora, carissimi bambini, carissimi ragazzi, carissimi genitori, vogliamo riflettere un attimo su questo brano del Vangelo. Gesù dice a un certo punto che lui è questa porta, quindi tramite lui possiamo entrare in questo ovile. E quindi si rivolge sia alle pecore, dicendo di stare attenti a coloro che entrano nell'ovile dalla finestra, da altre parti, dalle porte secondarie. L'unico che entra dalla porta giusta di questo ovile è il pastore. Il guardiano delle pecore, il cosiddetto pecoraio, sta a guardare le pecore, sta lì, ma non è il pastore, ma apre la porta al pastore quando il pastore viene. E guardate, le pecore ascoltano la sua voce. Questo è importante, le pecore ascoltano la sua voce perché riconoscono che è il padrone. Invece quella dei ladri, quella dei briganti non la riconoscono, la voce. Cosa succede? Gesù sta parlando nel suo tempo, quando
anche lì c'erano tanti briganti, tanti ladri che entravano di nascosto per rubare le pecore. C'era la fame anche lì, e quindi cosa potevano fare? Rubare una pecora per poter mangiare, oppure per la lana, per potersi vestire nel momento di freddo, eccetera, eccetera. E questi entrano di soppiatto, senza farsi vedere, di nascosto, al buio. Chi non si fa vedere, chi non si vuol far riconoscere, chi non ci mette la faccia, state sicuri che non sta agendo nella verità. E Gesù parla sempre in verità, in verità. Ogni volta che si rivolge ai discepoli o a coloro che lo ascoltano per dire qualcosa di importante, dice sempre in verità io vi dico. E in verità il Signore ci parla di questa porta. Noi dobbiamo stare attenti, noi mettiamoci nei panni delle pecore, cari ragazzi, fate conto che siete delle pecore, potete anche belare. Se fossi lì con voi, vi direi: fatemi sentire come belate. Beh, beh, no? Tutti quanti farebbero così. Ma è bello farlo anche da qui. Proviamoci. Iniziamo a belare. Beh, beh, tutti quanti insieme e sentiamo come le pecore fanno il loro rumore per dire che sono vive. Le pecore insieme nell'ovile, in questa casa dove tutte loro abitano, per stare insieme e per vivere insieme la loro esperienza, diciamo, anche se sono pecore, non sono persone, di comunità, di comunione. Sono lì. Però c'è sempre qualcuno che vuole infiltrarsi e portare danno a queste pecore, addirittura vuole magari rubarle. E dobbiamo stare attenti. Quando ci viene incontro qualcuno che non ci parla nel nome del Signore, state sicuri che non ci vuole bene. Oppure quando ci dice: fate quello che vi pare, non vi preoccupate, fate così, venite, potete fare tutto quello che volete, state sicuri che non vi vuole bene. Un genitore che vi vuole bene non vi dirà mai fate quello che vi pare, altrimenti non vi vuole bene. E mi riferisco anche ai genitori, se noi diciamo ai nostri cari vi voglio bene e quindi potete fare quello che volete, state sicuri che state sbagliando, stiamo sbagliando, perché anch'io se dovessi dire ai miei parrocchiani fate quello che volete, o ai cari ragazzi fate quello che volete, vuol dire che non gli voglio bene. Il pastore invece che sa quello di cui hanno bisogno le pecore, non dice fate quello che vi pare, dice adesso rimanete dentro l'ovile, non uscite fuori di casa, un po' la situazione che stiamo vivendo adesso col coronavirus, no? Non usciamo fuori di casa, ma viviamo in comunione. Vivete in comunione. Poi arriva il momento in cui io vi apro la porta e potete uscire. Ed è il momento che si sta pian piano, al quale stiamo pian piano arrivando. Il Signore ci aprirà la porta, ci farà stare insieme agli altri, magari rispettando le regole sanitarie, quelle della distanza, però intanto ci potremo vedere un po' in faccia. E poi arriverà il momento in cui ancora di più potremo stare insieme e vivere in comunione. Ma se seguiamo quello che ci dice il pastore, che è Gesù. Adesso ho fatto questo esempio, ma potremmo prendere tanti altri esempi. Gesù non ci indica mai la strada per andare in rovina. State sicuri, ragazzi. Gesù ci dirà sempre questo è buono, questo non è buono, ma non ci indicherà mai la strada per andare in rovina. Indicherà sempre e soltanto la strada per entrare tramite lui in quella che è la porta della gioia e della felicità, che è la porta del paradiso. Quindi questo esempio che Gesù ci porta, questa similitudine, è per farci capire che nell'ovile siamo protetti, ma dobbiamo stare attenti perché ci possono essere persone che portano zizzania. E se leggiamo i giornali anche vogliono mettere zizzania anche all'interno della Chiesa, ma non ci riusciranno mai perché la Chiesa è sempre andata controcorrente. E se il Papa dice qualcosa e i vescovi dicono un'altra cosa, prima o poi si troverà l'accordo per andare in comunione. E come sappiamo, in queste vicende che sono successe, ci sono state tante interpretazioni, soprattutto da parte dei giornalisti, sbagliate, perché il Papa non è andato mai contro la propria Chiesa, ma è andato sempre incontro alla propria Chiesa. E quindi ascoltiamo quello che dice lui nell'obbedienza e facciamo ciò che il Papa ci chiede, perché il Papa, in nome di Cristo, agisce come pastore. E sa quando farci entrare dentro l'ovile e quando farci uscire per entrare nel pascolo e vivere quell'esperienza bella di aria fresca, aria pura, e per mangiare insieme l'erba fresca, l'erba pura, per stare insieme come gregge, come comunità e vivere l'esperienza della Chiesa.
Allora, l'augurio che vi faccio in questa domenica, con questo brano del Vangelo, è quello di saper riconoscere il pastore che ci parla. Quindi, uno strumento importante per saper riconoscere quello che ci dice Gesù è questa, la Bibbia. La Bibbia. A voi ragazzi vi è stata mandata una Bibbia con delle illustrazioni. Leggete anche quella. Questa è la Bibbia, quella completa, no? Che dovremmo avere tutti quanti nelle nostre case, che vi ho chiesto di aprire per leggere il brano del Vangelo. Però anche questa Bibbia che vi viene mandata tramite WhatsApp, tramite tanti altri strumenti, prendetela, stampatela e leggetela. Questo è un dono che l'editrice Vaticana ci ha fatto. Quindi è un bel dono per poter stare ancora in compagnia di Gesù, seguire Gesù come pastore, entrare tramite lui nell'ovile oppure uscire tramite lui per prendere una boccata d'aria fresca e mangiare erba fresca, per nutrirci e stare in compagnia dei nostri amici, dei nostri compagni, ma soprattutto in compagnia di Gesù. Buona domenica, che il Signore vi benedica e tanti auguri di un buon cammino, come sempre. Ciao!